scrivere una email formale o informale. Buongiorno a tutti. Come scriviamo una mail? Vediamo insieme. Una email informale. La scriviamo ad amici, familiari o persone strette. Vediamo un esempio. Cominciamo a scrivere una email con, per esempio, cara Giulia, cari Paolo e Lucia, caro amore mio. Poi scriviamo una frase che rappresenta la piccola introduzione. Per esempio, è da tanto tempo che non ci sentiamo. Ho appena ricevuto la tua lettera. Poi cominciamo a scrivere tutto quello che vogliamo dire in una email. Poi scriviamo i saluti. Per esempio, ti abbraccio forte. Un abbraccio, un bacio. Una email formale. Prima di tutto, il linguaggio è formale. Usiamo le formule di cortesia e diamo sempre del lei. In alto, a destra del foglio, inseriamo i dati del destinatario della lettera mail. Poi scriviamo il nome del destinatario o il suo titolo. Per esempio, a www.avvocato, ing.ingegnere, dott.dottore o semplicemente sig.ra, sig.na, signore, signora, signorina. Poi, dopo qualche riga, scriviamo l'oggetto della lettera. Ci rivolgiamo direttamente alla persona usando egregio. gent.le gentilissimo, gent.ma gentilissima, più il titolo della persona. Per esempio, egregio professore Maurizio, vorrei chiederle. Poi scriviamo le seguenti frasi a seconda della situazione. Per esempio, in risposta alla sua, vostra lettera mail. In riferimento alla sua, vostra richiesta. Inseriamo i nostri contatti, numero di telefono o indirizzo mail. Finiamo con un saluto formale, per esempio, in attesa di una vostra risposta. Cordiali saluti. Infine, saltiamo un paio di righe e scriviamo la nostra firma. Più di questo tema e anche gli esempi di lettere formali e informali potete trovare sul nostro sito di Corso Italiano. Sul nostro sito troverete anche un esempio di CV e degli annunci immobiliari con espressioni utili.